Sollevato da amici e compagni di squadra per festeggiarlo, fino al sollevamento in cielo del trofeo tra applausi e grida di gioia, Nicolò Altea, 31 anni di Piaggio e di terre roveresche, ha conquistato il titolo tanto ambito del tiro più lungo su strada durante il campionato europeo di boccia alla lunga che si è svolto in Germania dal 26 al 29 maggio. La manifestazione ha visto coinvolte le federazioni di Italia, Irlanda e Olanda, oltre a due tedesche. Ogni squadra era formata da 3 donne e 4 uomini under 18 e 6 donne e 10 uomini over 18. A spiegarci i dettagli della competizione è il coach Floriano Salucci, residente a Santa Maria dell'Arzilla. Ci siamo divertiti prima di tutto, poi rappresentare l'Italia è sempre una cosa emozionante. E poi avevamo dei ragazzi, degli atleti molto ben preparati che ci hanno dato delle buone soddisfazioni, tra i quali Nicolò Altea che ha vinto il premio per il lancio più lungo su strada e un altro ragazzo che è arrivato nono assoluto su più di 100 atleti. Ecco, ma come funzionava il campionato? C'erano diverse specialità, giusto? Sì, il campionato si svolgeva in 3 giorni e il primo giorno c'era una specialità che si svolge su prato, lanciamo un boccino di legno per 10 tiri sul prato. Chi va più lontano naturalmente arriva al premio. Il secondo giorno invece era un lancio tipo il lancio del peso, però con un boccino molto più piccolo di legno di 475 grammi, lanciato nello stadio e conta la somma di 3 lanci. Chi con la somma di 3 lanci fa più metri risulta alla fine vincitore. Poi alla domenica, che è la gara più importante ed è anche quella che si assomiglia più al nostro gioco che pratichiamo qui in Italia, è il lancio su strada. Mentre in Italia noi giochiamo con un pallino di pasta, e in Europa si gioca con un boccino di ferro da 800 grammi. Oltre ai singoli giocatori premiati, la federazione che ha vinto il campionato grazie ai vari risultati ottenuti dai partecipanti è stata quella dell'Irlanda. Indossare la maglia della nazionale e rappresentarla è una cosa emozionante, specialmente quando riusciamo ad avere un buon risultato, che la gente tutta, perché c'erano più di 5.000 persone a vedere questi giochi. Nicolò, lei è tornato da vincitore, com'è andata, com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza magnifica, stupenda, perché tornare con un premio del primo tiro più lungo in Italia e affrontare e competere contro i giganti dell'Irlanda, dell'Olanda e della Germania è stato qualcosa di fantastico, ma questo secondo me, voglio dirlo perché lo sento veramente, è una cosa che non è solo mia, ma la sento perché è una cosa di tutti, della mia famiglia, di mia moglie Chiara, che mi ha sopportato in questo periodo, dei miei amici, in questo periodo di allenamenti abbiamo sudato, faticato, abbiamo lottato insieme, e del mio team di Piaggio, di tutti i collaboratori, gli organizzatori, il comitato dell'Abis e della Figest, dal presidente Marcello, Salucci Floriano, Francesco Boiani, Capotone Fiorenzo e tanti altri. E anche voglio ringraziare anche il nostro amico Davide Formica, che è stato lui il nostro promotore, che ci ha inserito dentro questa realtà, e il nostro caro amico. Noi continueremo a giocare e soprattutto adesso vorremmo organizzarci fin da subito per il prossimo Europeo 2024 che si terrà sempre in Germania.